Questo è il terreno che una volta si coltivava e si viveva solo con la raccolta del proprio terreno. Oggi invece è cambiato tutto. Si vive con la raccolta nei supermercati. Non so fino a che punto sarà così. E dico qualcosa sulla ferrovia, stiamo attraversando il grande ponte, il calcavia della ferrovia che ci hanno fatto. Ci abbiamo pure, siamo fortunati, abbiamo pure l'elettrodotto che porta bene. Oggi avrà la sua giornata libera, farà il pomeriggio, perché i ristoranti oggi sono aperti, non è che sono chiusi. Qui si ammirano le maestose montagne tipo Monte Tocchio, Monte Cassino, Colle Cedro, Rocca de Vandro, all'altro lato è Rocca de Vandro, Caserta. Là c'è tutta gente che mangia senza fare niente. Non producono niente, solo chiacchiere. Andiamo? Questa è la residenza di Saverio e Francesca e dei nipoti. Quello là è un ciliegio che comincia a fiorire, per poi, se va bene, mangiarci qualche ciliegio al naturale, se va bene, come produzione. Però un giorno tutto questo viene abbandonato. Siamo arrivati a casa, così la passeggiata è finita. Aspettiamo il pranzo. Questo è un cane, che viene dalla laguna. Non è abituato in campagna. Questo. Arrivederci e buona Pasqua.